Io speravo sarebbero tornati insieme, chiaramente, perché poi noi ci siamo appassionati. Io e Eleonora, per esempio, gli andavo a fare questi quattro semestri, non c'era. Sembra molto un'operazione commerciale, sarebbe stato più carino, ma evidentemente non sono riuscito a trovare l'accordo. Se avessero fatto, che ne so, una puntata lunga dove c'erano loro che si ritrovavano da grandi, ognuno poi aveva fatto la sua strada e si raccontavano da quando stavano insieme il percorso, non so, io dico cose, cioè fare una puntata speciale forse era una cosa più carina. Abbiamo iniziato a toccare questa serie, mi pare i primi 2, forse 3 anni, non li toccavamo per l'Italia, li toccavamo per la TV svizzera, e poi la TV svizzera li vendeva già editati alla Rai, e ci chiedevano di edulcorare molto, e loro erano molto più diretti, in originale, noi ci giravamo un po' grintosa, era tutto leggermente edulcorato, non travisato, e inizialmente la toccavamo tutti insieme, quindi noi poi siamo degli amici. A prescindere da questa serie, siamo amici da sempre. Beh, io speravo sarebbero tornati insieme, chiaramente, perché poi noi ci siamo appassionati. Io e Eleonora, per esempio, gli andavo a fare questi 4 semestri, non c'era, perché poi gli altri non si vedevano mai insieme. In Italia fa ridere il fatto che non nero debbano Piero Nero, ma per un semplice fatto che non abbiamo doppiatori neri, è tutto là, cioè se ci fosse un doppiatore nero che sia un bravo doppiatore, ma ben venga, perché io non ho doppiati tanti, diciamo non caucasici, facciamo così, perché ho un tipo di località che somiglia molto a quello dei neri, a quello dei sudamericani, ho una voce di gergo la chiamiamo sporca. La cosa peggiore non è la velocità, anche una volta bisognava magari duplicarsi, la cosa gravissima che già c'era e poi è stata accentuata chiaramente con il Covid è il fatto che non si vada più in sala insieme, noi siamo in sala sempre.